va. Posa la baqueta, va, va. Posa la baqueta, tu que ne sai, l'hai vista mai. Posa la baqueta, insomma, mai. Grazie, grazie a tutti. Sì, la presentazione è stata molto, molto precisa. Io ho iniziato effettivamente questo lavoro quando mio nonno è morto, perché io uscivo con lui, salivo sulla maiella, mi raccontava le sue storie, e proprio queste storie, crescendo, dopo 40 anni, mi sono mancate nel momento della sua morte, perché badate bene, ragazzi, i nonni sono una fortuna che noi abbiamo e sono veramente da ascoltare. Oggi in questo mondo dove vola tutto via tra le mani, si dovrebbe dedicare un po' più tempo ai racconti dei nostri nonni, perché sono persone anziane e, come dice qualcuno, gli anziani hanno tante rughe e ogni ruga ha una storia. Quindi bisogna veramente ritagliare un po' di tempo per ascoltare le storie di questi nonni. Anche questo libro, Chi vive, uomini diventati briganti, è ambientato in montagna, una montagna del nostro Abruzzo, che è una cima media sui 2700 metri, ma ha due luoghi importanti, perché questo libro vuole raccontare un po' il fenomeno di questo brigantaggio, che poi sono veramente tantissime le sfaccettature, ma vuole essere anche un itinerario seguendo questa mappa che mi ha lasciato mio nonno. Questi due punti, ne parlavamo ieri, uno è il blockhouse, si sente spesso nel giro d'Italia, sembra quasi una cima del Tirolo, blockhouse. Mitica. Questo blockhouse, in realtà, ci sono ancora oggi i resti di un fortino che veniva usato per contrastare, ecco, appunto, il fenomeno del brigantaggio. E pare, approfondire con il professore, da alcuni documenti un capitano austriaco scriveva sulla sua agenda: andiamo a fare servizio sul blockhouse. Blockhouse dall'austriaco, casa di pietra. E su questo sicuramente ci siamo promessi di tornarci sopra. Un altro luogo dei sentieri della Maiella, tangibile, ancora si può toccare con mano e si può visitare tranquillamente dopo 2 ore di cammino, un'escursione di 2 ore, è la tavola dei briganti. È una spianata su roccia con un panorama bellissimo, dove su queste pietre hanno inciso e fatto dei disegni, delle croci, dei nomi, con una frase molto molto significativa, dove c'è scritto: nel 1820 nacque Vittorio Emanuele, prima era il regno dei fiori, oggi quello della miseria. Quindi questo libro vuole non solo portare al centro la figura dei nonni, ma anche un itinerario, perché abbiamo ricostruito con delle foto i luoghi seguendo poi i documenti dell'archivio di Stato, perché il racconto orale di mio nonno mi raccontava di questi banditi, tant'è che quando io chiedevo a lui: nonno, chi sono i briganti? Mi diceva: dei banditi. E allora mi sono incuriosito e ho iniziato la ricerca nell'archivio di Stato di Chieti e sono andato a vedere tutte le deposizioni, tutte le storie che riguardavano questi due versanti della Maiella, a partire da Caramanico, Abateggio, Roccamorice, Pretoro, Guardia Grele. È un po' focalizzato su questi capi briganti, sulle famiglie. Tant'è che una nipote, una pronipote di un brigante mi ha contattato qualche tempo fa per avere notizie sul suo bisnonno. Niente, questo vuol
vuole attraverso la fotografia, ma anche attraverso un video, e ieri sera anche attraverso una forma teatrale, stiamo portando queste storie di questi contadini che hanno vissuto quest'epoca difficile, perché il motivo principale era la terra, la fame, e quindi tutto il resto che c'è intorno. Poi ognuno ci fa la propria opinione. Il titolo Chi vive era il motto che ho trovato sui documenti. Come scendevano nei paesi, urlavano Chi vive e volevano che rispondessero Francesco II. Un vecchietto del mio paese, uscito dalla chiesa, non sapendo tutto questo, alla domanda Chi vive rispose il Dio, la Madonna e Gesù Cristo. E chi altro? Vittorio Emanuele. E fu mutilato per sempre un braccio destro perché gli spararono un colpo di fucile. E ci abbiamo anche il reperto medico dell'epoca. Quindi questo è il mio racconto. E ribadisco l'importanza dei nonni. Io non avrei mai fatto questa ricerca se mio nonno, da bambino, non mi portava con sé. Io a 6-7 anni aspettavo il sabato per salire su in montagna con lui, mi dava un coltellino, andavamo a funghi, e quando voleva farmi impaurire, se mi allontanavo, tuonava proprio Mo calli brigante in dialetto. Questo Mo calli brigante, che all'epoca mi faceva un po' spaventare, ma finiva lì, dopo 40 anni è diventato il mio padre. Quando lui è morto, questo Mo calli brigante mi ha spinto a fare tutto questo. Grazie. Va, posso la cata, va, posso la cata, tu che ne sai, l'hai vista mai, posso la cata, insomma, mai.